In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Dal Libro di Cielo, volume 34, 20 dicembre 1936. Il Fiat divino fece concepire la Vergine in ciascuna creatura affinché tutti avessero una madre tutta sua. Dote che Dio diede alla Vergine, trionfi e vittorie di Dio, vittorie e trionfi della Vergine, nei quali vengono dotate tutte le creature. Il mio sommo bene Gesù mi tiene come immersa nel gran prodigio della sovrana regina. E pare che tiene volontà di voler dire ciò che Dio operò in questa gran signora. Ed atteggiandosi a festa e con gioia indicibile mi dice: ascoltami. Quindi seguo lo stesso argomento di ciò che sta scritto innanzi. Figlia mia benedetta, i prodigi sono inauditi. Le sorprese che ti narrerò faranno strabiliare tutti. Sento il bisogno di amore, di far conoscere cosa abbiamo fatto con questa Madre Celeste ed il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni. Onde tu devi sapere che nell'atto di concepire questa Vergine Santa, la nostra volontà divina che possiede tutto e con la sua immensità abbraccia tutto e possiede l'onniveggenza di tutti gli esseri possibili ed immaginabili, e con la sua virtù tutta propria, che quando opera fa sempre opere universali. Quindi, come concepì, con la sua virtù creatrice, chiamò tutte le creature a concepire nel cuore di questa Vergine. Ma non bastò al nostro amore, dandone gli eccessi più incredibili, fece concepire questa Vergine in ciascuna creatura, affinché ciascuno avesse una madre a sé, tutta sua, sentissero la sua maternità nel fondo delle loro anime, il suo amore che più che figli, che mentre li tiene concepiti in sé, bilocandosi, concepisce in ciascuna creatura, per mettersi a disposizione di loro per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli e con la sua potenza materna imboccare loro il latte del suo amore e il cibo con cui si nutrì lei stessa, qual è il Fiat divino. La nostra volontà, avendo vita libera in lei, il suo dominio totale, con la sua potenza, mentre chiamava tutti in questa celeste creatura, per avere la gioia di vedere tutti racchiusi in essa, per sentirsi dire: sono già tutti in me, i miei ed i tuoi figli, perciò ti amo per tutti, poi la bilocava in tutti ed in ciascuno, per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella e tutta amore. Possiamo dire, non vi è creatura in cui essa non prese l'impegno di amarci. Il nostro Fiat la elevò tanto da darle tutto, fin dal primo istante della sua vita, la costituimmo regina del nostro Fiat, regina del nostro amore. Quando ci amava, si sentiva nel suo amore la sua maternità ed armonizzava l'amore di tutte le creature, come era bella. Formava di tutto un solo amore. Come ci feriva, ci felicitava fino a sentirci languire. Il suo amore ci disarmava, ci faceva vedere tutte le cose: cielo, sole, terra, mari e creature coperti e nascosti nel suo amore.
Oh, com'era bello vederla, sentirla che faceva da madre in ciascuna creatura. E formando in esse il suo amore mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dardi amorosi al suo creatore. E facendola da vera madre, ce le portava fino innanzi al nostro trono nel mare del suo amore, per farcele guardare, per renderci propizi. E con la forza del nostro volere divino si imponeva su di noi, ce le metteva in braccio, ce le faceva accarezzare, baciare, ci faceva dare grazie sorprendenti. Quante santità furono formate ed impetrate da questa madre celeste. E per essere sicura, restava a guardia il suo amore. Oltre a ciò, tu devi sapere che fin dal primo istante della vita di questa celeste creatura fu tanto il nostro amore che la dotammo di tutte le nostre qualità divine. Sicché teneva per dote la nostra potenza, la nostra sapienza, il nostro amore, la nostra bontà, la nostra luce, la nostra bellezza e tutto il resto delle nostre qualità divine. Già a tutte le creature nel mettere alla luce del giorno diamo la dote, nessuno nasce se non è dotato dal suo creatore, ma siccome si scostano dalla nostra volontà si può dire che neppure la conoscono, la dote. Invece questa Vergine Santa non si scostò mai, fece vita perenne nei mari interminabili del nostro fiat. Quindi cresceva insieme con i nostri attributi e come formava i suoi atti nelle nostre qualità divine, così formava mari di potenza, di sapienza, di luce ed altro. Possiamo dire che vivendo con la nostra scienza le davamo continue lezioni su chi era il suo creatore. Cresceva nelle nostre conoscenze e ne seppe tanto dell'ente supremo che nessun angelo e santo potette arrivarle. Anzi, sono tutti ignoranti dinanzi a lei. Perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi. Essa entrò nei nostri segreti divini, nei più intimi nascondigli del nostro essere divino, senza principio né fine, nelle nostre gioie e beatitudini imperiture, e con la nostra potenza ci dominava e padroneggiava. Noi la facevamo fare, anzi godevamo della sua padronanza per renderla più felice. Le davamo i nostri casti abbracci, i nostri sorrisi d'amore, le nostre condiscendenze, dicendole: fa ciò che vuoi tu. Il nostro volere è tanto l'amore verso le creature ed il suo grande desiderio di farle vivere in esso, che se ciò ottiene le getta in un abisso di grazie, d'amore fino ad affogarle. Che la piccolezza umana è costretta a dire: basta, sono già affogata, mi sento già divorare dal tuo stesso amore, non ne posso più. Ora tu devi sapere che il nostro amore non si contenta, non dice mai basta. Quanto più dà, più vuole dare. E quando diamo, è la nostra festa. Immandiamo la mensa a chi ci ama e la pressiamo a restare con noi per fare vita insieme. Ora, figlia mia, ascolta un altro prodigio del nostro Fiat in questa santa creatura. E come lei ci amava e rese estendibile la sua maternità a tutte le creature. In ogni atto che faceva, se amava, pregava, adorava, se soffriva, tutto, anche il respiro, il palpito, il passo, stando il nostro Fiat, il nostro essere supremo, erano trionfi e vittorie che faceva negli atti della Vergine. Ma questo è nulla. Facendola da vera madre, chiamava tutti i suoi figli e copriva e nascondeva ciascuno No, e copriva e nascondeva tutti i loro atti nei suoi, e li copriva con i suoi trionfi e con le sue vittorie, dando loro come dote tutti gli atti suoi, tutte le sue vittorie.
ed i suoi trionfi. E poi, con una tenerezza d'amore da spezzare i cuori e sentirci vinti, ci diceva: Maestà adorabile, guardali, sono tutti i miei figli. Le mie vittorie e trionfi sono dei figli miei. Sono le mie conquiste che dono a loro. E se ha vinto e trionfato la mamma, hanno vinto e trionfato i figli. E tanti trionfi e vittorie fece Dio, fece in Dio, la Madonna, per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature, affinché tutti potessero dire: Sono dotato dagli atti della mia mamma regina. E per suggello me li ha investiti con i suoi trionfi e vincite che fece col suo creatore. Sicché, chi vuol farsi santo trova la dote della sua madre celeste e dei suoi trionfi e vittorie per giungere alla santità più grande. Il debole trova la forza della santità della sua mamma e dei suoi trionfi per essere forte. L'afflitto e il sofferente trova la dote delle bene della sua madre celeste per ottenere il trionfo, la vittoria della rassegnazione. Il peccatore trova la vittoria del trionfo del perdono, insomma, tutti trovano in questa sovrana regina la dote, il sostegno, l'aiuto allo stato in cui si trovano. Ed oh, com'è bella la scena più commovente, rapitrice ed incantevole, vedere questa madre celeste in ciascuna creatura che fa da mamma. La sentiamo che ama e prega nei suoi figli. Questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra, bene più grande non potevamo dare alle creature. Oh figlia mia, devo dirti un dolore ora della mia mamma celeste. A tanto suo amore viene corrisposta con l'ingratitudine delle creature. Questa dote che con tanti sacrifici, fino all'eroismo di sacrificare la vita del figlio suo, Dio con tante pene atroci, questa è quella che ella ha preparato per dotare i suoi figli. Chi non la conosce? Chi appena prende un tenue interesse e fanno vita povera di santità? Come soffre lei nel vedere i suoi figli poveri? Possedere immense ricchezze di amore, di grazia, di santità, perché non sono ricchezze materiali, ma le ricchezze di questa Madre Celeste sono ricchezze che ha messo la sua vita per acquistarle. E non vederle possedere dai suoi figli e tenerle senza lo scopo per cui le ha acquistate è un dolore continuo. E perciò vuol far conoscere questo gran bene a tutti, perché non si conosce. Perché se non si conosce, e se non si conosce, non si può possedere. E come queste doti le acquistò in virtù del fiat divino che regnava in lei, che l'amava tanto, che le faceva fare ciò che voleva e dovunque volesse arrivare a base delle creature, perciò sarà il mio volere divino regnante che le metterà a giorno di questi doti celesti e farà loro prendere possesso. Perciò prega che sia conosciuto è voluto dalle creature un bene così grande. Bene, amici, è abbastanza evidente che Gesù non è ancora contento dell'exploit che ci ha regalato ieri. Nella sua lezione nel giorno dell'Immacolata Concezione del 1936, qui siamo, eravamo nella novena di Natale del 1936, e qui Gesù regala un'altra super lezione avente come oggetto primario la sua Santissima Madre, dicendosi tante bellissime cose. Parla nel prologo, diciamo così, nell'introduzione a quello che dice di prodigi inauditi e sorprese che faranno strabiliare tutti. Allora, la prima cosa che Gesù, se non ricordo male, ha già affrontato negli scritti precedenti, ricordo una meditazione che parlava di questa cosa, riguarda appunto il concepimento, riprende a spiegare il concepimento e dice due cose, che il fiat nell'atto in cui fu concepita, immacolata ovviamente questa creatura, dice che chiamò tutte le creature a concepire nel cuore di questa vergine, quindi un atto a cui hanno
misteriosamente, misticamente, ma realmente partecipato tutte le creature presenti al concepimento di Maria. Ma Gesù dice: la cosa più sorprendente non è questa, è il contrario. Cioè, non che tutte le creature concepiscono in Maria, ma che Maria è concepita in tutte le creature, concepita. Potremmo starci mezz'ora a riflettere adesso su questa cosa. Cioè, questi sono tutti quanti figlioli miei cari, divini misteri. E la cosa che ci lascia sempre un po', almeno a me, un po' così, è che queste che sono le cose più belle in assoluto, dice, mappa, oh, concepita Maria in me. Io ho una madre tutta mia, è tutta mia, la Madonna è come se esistesse solo per me e per te. Questo significa. È impressionante questa cosa. Eppure, ahimè, figlioli miei cari, non so chi in diretta o in differita ascolterà, se l'ascolterà qualcuno questa meditazione. Mi scrivo una mail chi di queste cose ne ha una consapevolezza profonda, ne ha una percezione, come dire, certa. C'è ma noi non ce ne accorgiamo, purtroppo. Come tante altre cose, noi non ci accorgiamo, per esempio, che Dio è sempre vigile su di noi, no? Questo lo sappiamo. Non ci pensiamo spesso, però ogni tanto dobbiamo richiamarla alla memoria, no? A Dio non sfugge nulla di quello che facciamo, neanche un nostro pensiero. Ma purtroppo di questa cosa non ne abbiamo la minima percezione, tant'è vero che un grande esercizio di santificazione che facevano i santi, sarebbe assai utile farlo un po' più spesso, era l'esercizio della presenza di Dio, cioè che significa? Questa verità di fede che tu, in quanto verità di fede, sai e sai con certezza che è così. Quindi non è che c'è dubbio alcuno, è così, solo che non ne siamo consapevoli. Ora, pensato se noi fossimo consapevoli che Dio ci sta guardando, che siamo sotto i suoi occhi, quante cose ci risparmieremmo durante la giornata, no? Sia a livello di pensieri, che a livello di parole, che a livello di opere, perché se Dio mi sta guardando mi vergogno un po', magari, no? Di fare certe cose, non dico chissà quali grandi peccati, ma anche delle cose un po' sconvenienti, no? Dei piccoli peccati, che ne so, veniali, scatti di ira, cose di questo genere, no? Quindi comportamenti scomposti, quelle umanità non ancora tanto, tanto educate, no? Che appunto si abbandonano a comportamenti non consoni, no? Non avendone consapevolezza, c'è l'esercizio. L'esercizio non consiste in nient'altro che in uno sforzo, un'attenzione imposta alla intelligenza, alla volontà di ricordare che sta sotto gli occhi della Divina Presenza. Se uno va a Città di Castello, al monastero dove è vissuta Santa Veronica, e le suore danno la possibilità di entrare a dare un'occhiata in quella parte che è diventata una sorta di un museo, no? Che sono le celle sellette che c'erano, si vedrà che sulla porta della cella di Santa Veronica, come in tutte le celle delle Moniche, c'era la scritta Dio ti vede. Immaginate oggi, in questo contesto sciagurato che stiamo vivendo, come sarebbe interpretata una cosa del genere, no? Dice, ah, ecco qua, Dio ti vede, quindi ah, questo è il terrorismo, quindi uno sta sotto lo sguardo. No, non è niente di tutto questo. Ecco, comunque, oggi in ogni caso sappiamo che abbiamo una madre tutta nostra, perché essendo concepita in ciascuna creatura, è chiaro che io sono io. E se c'è una cosa certa è che non c'è nessun duplicato di creature, i cloni Dio non li fa. Chiunque stia ascoltando o ascolterà queste parole, sappia di essere, lo ricordo, ma è una cosa ovvia, una creatura unica. Non ce n'è un'altra e non ce n'è mai stata una simile. E questa creatura è stata concepita la Divina Maria. Come
come madre a sé tutta sua. E a che serve tutta questa cosa? Mettersi a loro disposizione, crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli, imboccare il latte del suo amore e il cibo con cui si nutrirà stessa. Qual è il suo figlio divino? La Madonna non vuole nient'altro che questo. Il suo amore è il latte, il cibo è la vita nella divina volontà. Questo lo sappiamo dagli scritti di Luisa, lo sappiamo dalla Vergine Maria nel regno della divina volontà. E sono cose che sono state dal Signore appunto rivelate nel XX secolo, non prima. Anche qui ne ho parlato nei giorni scorsi durante qualche intervento, cioè noi siamo nel tempo. E attenzione che Dio ha un rispetto estremo dei tempi, perché sa che per noi viatori ogni cosa deve essere realizzata e compiuta a suo tempo. E su questo molto difficilmente si muove l'Altissimo. Però adesso che lo sappiamo, e sappiamo soprattutto che la vita della Madonna è stata vita nella divina volontà perfettissima, e che ha concepito non soltanto perché era l'Immacolata Concezione, questa era una condizione necessaria ma non ancora sufficiente, ma perché viveva in questa vita, altrimenti il Verbo non sarebbe sceso in lei. Questo lo dice non solo qui ma tantissime volte, dicono gli scritti. Quindi è chiaro che il suo sommo desiderio è portarci a questo. E siccome la Madonna è perfettamente corrispondente alla volontà di Dio, la sua risposta è che non vi è creatura che essa non prese. Attenzione, l'impegno di amarci e di amarci in lei, cioè quello che fa capire Gesù è che la Madonna, anche se noi non ce ne accorgiamo, anche se questa è una cosa che ci scivola addosso, perfino se un'anima dovesse andare dannata, sta facendo in lei, essendo bilocata in lei in forza di questo misterioso e mistico concepimento, tutto. Tutto. Sta amando Dio come merita, sta cercando la santità come si deve, tutto. Ora, com'è bello vederla, vedete come si compiace la Santissima Trinità, sentirla che faceva da madre in ciascuna creatura. E poi che fa ancora, cito ancora, ce le metteva in braccio, ce le faceva carezzare, baciare, ci faceva dare grazie sorprendenti. Impressionante, no? Immaginiamo la Madonna che prende una creatura, la porta in braccio a Dio per farla carezzare e baciare. E Gesù poi afferma perentoriamente quante santità sono state formate e impetrate da questa Madre Celeste. Quante? Tante. Il segreto di Maria, della sua grandezza, prosegue Gesù, è che fin dal primo istante della sua vita terrena l'ha riempita di tutte le qualità divine. Quindi capiamo, no? La Madonna non è una dea, ovviamente, è una creatura. San Luigi però la chiamava, San Luigi Monfort, la Divina Maria. Perché? Non la chiamava la Dea Maria, ogni tanto tempo addietro vidi qualche moderazione dei commenti, diciamo, ma tu non devi chiamare la Divina Maria perché la Madonna è una creatura. Dico, ma certo che è una creatura, ma se la divinizzazione dell'uomo è il fine della grazia, perché la grazia viene conferita all'uomo per fare di lui, è un piccolo Dio. Noi siamo figli di Dio, non è un modo di dire figli di Dio, noi siamo figli di Dio. I figli assomigliano al padre,
Quindi se sono figli di Dio, sono, tra virgolette, dei piccoli, tra virgolette, dei per partecipazione. E questa partecipazione è proporzionata a quanto la volontà umana, aderendo a quella divina, e quindi sviluppando al massimo i doni di grazia, che anche di natura che ha ricevuto, avete sentito che Gesù ha detto non c'è nessuna creatura che viene concepita che non ci abbia la dote. Cioè, così siamo contro ogni depressione, e contro ogni inutile e sterile commiserazione o diminuzione stolta di noi stessi. Noi abbiamo delle doti naturali e di grazia. Inutile stare a dire no, io non c'ho niente, c'erano gli altri, non c'ho. Non è vero questo qui. Non è vero. Non è umiltà. Non è umiltà vera, perché l'umiltà è verità. Tu le doti ce l'hai, io le doti ce l'ho. E ce l'abbiamo perché le mettiamo a frutto, non perché le mettiamo dentro un fazzoletto sottoterra, come dicono le parabole evangeliche. Torniamo alla meditazione. Tutte le creature hanno la dote, ma siccome si scostano dalla nostra volontà, non la conoscono. Allora, per ritrovare noi stessi, noi dobbiamo rientrare in Dio, perché è soltanto lì che ritroviamo noi stessi, anche nelle cose belle che abbiamo. Capiamo perché, che mi tornano in mente le parole di Monsignor Petrocchi ancora, che lo cito spesso, sempre tanto, sempre troppo poco, che se una persona si avvicina veramente a Dio, diventa più uomo e più donna, nel senso buono, nel senso bello del termine, non nel senso, cioè, perché? Perché l'essere umano, è chiaro che noi qui siamo in una condizione di natura decaduta, e quindi tante cose, sono tutte quante distorte, contorte, sepolte, a volte seppellite dentro i meandri di un'esistenza, a volte grigia, provata. Tante situazioni, io ci potrei scrivere un'enciclopedia su queste cose qui, no? Però, appunto, cioè, Dio non si è sbagliato a creare la tua anima, stai tranquillo, non si è sbagliato, Dio non sbaglia. Cioè, non è che tu sei uno sbaglio, cioè stai qua per sbaglio, che sto a fare io? Cioè, tutti gli esseri umani hanno qualcosa da fare, ma tanto io non serve a niente, quindi sto qua sul pianeta Terra, anzi, sa bene a fare cosa. A frega l'orbo, non è così. Non è così. Forse non è ancora scoperto. Forse non è ancora, come dire, non è ancora, abbracciato sufficientemente la divina volontà in modo tale che di riflesso possa farti una luce anche sulla bellezza che sei e che hai, perché ce l'hai. Quindi meditiamo su questa cosa qui, eh. Non conoscono la propria dote quelli che si discostano dalla volontà divina. Quindi qui indirettamente Gesù sta dando una dritta, no? Accostati alla volontà divina e conoscerai anche le tue belle doti umane. A me sembra chiaramente di capire questa cosa qui. Evidentemente può essere che mi sbaglio, eh. Chi è che conosce l'Altissimo? La Madonna. Cresceva nelle nostre conoscenze e ne seppe tanto dell'Ente Supremo che nessun angelo e santo potette arrivarle. Anzi, sono tutti ignoranti dinanzi a lei. Cioè, un'altra grande cosa che c'è la Madonna, questo, sì, se ne facciano una ragione i suoi denigratori, anche cattolici, o meglio, boh, cattolici, vabbè, perché fanno parte della Chiesa Cattolica, ma non so cosa c'hanno di cattolico questi personaggi. Non c'è nessuno che conosce Dio come Maria, angeli e santi compresi. È la grande conoscitrice dell'Altissimo. Cioè, loro due erano due grandi amici, erano due intimi, erano. È una storia unica. È una storia meravigliosa. Sembra una favola, sembra. E invece è realtà. Dice ancora, essa entrò nei nostri segreti divini.
La Madonna, i segreti di Dio li conosce, Dio non c'ha segreti per lei, per noi sì, ce n'ha tantissimi, per lei no. Entrò nei nostri più intimi nascondigli del nostro essere divino. Noi non la facevamo fare, anzi, godevamo della sua padronanza e per renderla più felice le davamo i nostri abbracci, i sorrisi d'amore, le nostre condiscendenze, dicendole: fa ciò che vuoi tu, voi sapete, no? Fa ciò che vuoi tu, è una cosa che nessuno può, non si deve mai fare, quello che vogliamo noi, a meno che. Perché Dio dice così alla Madonna? Perché non c'è pericolo nel dirglielo. Perché quello che lei vuole è quello che Dio vuole. E quindi può fare quello che vuole. Non so se fila il sillogismo, no? Dio ha una volontà. La volontà di Maria coincide con la volontà di Dio, quindi Maria può fare quello che vuole perché starà sempre dentro la volontà di Dio. Non ne esce. Ma non lo so, io cioè, penso a me, ma capiamo lo scarto che c'è, l'abisso, no? Quindi, non anni luce, milioni di anni luce, miliardi di anni luce. Ecco, quindi chi vuole farsi santo sa quale strada deve percorrere, come hanno del resto raccomandato sempre tutti i sani e santi maestri di spirito cattolici, quelli sì. Ecco. Chiaramente, purtroppo, si chiude sempre con le dolenti note perché devo darti un dolore e dirti un dolore della Madre Celeste, che sono l'ingratitudine delle creature. Soffre nel vedere i suoi figli poveri, straccioni. Interiormente, chiaramente straccioni, eh? Dice: lei possiede immense ricchezze d'amore, di grazia e di santità, vorrebbe darle, ma i suoi figli le respingono, se le deve tenere per sé. Questo è un dolore continuo. Vogliamo proporre al termine di questa meditazione almeno di evitare questo dolore continuo a Maria Santissima. Mi raccomando, chi ha delle visioni riduttive della Madonna, ecco, se proprio non vuole cedere dinanzi all'evidenza di queste affermazioni, almeno se le tenga per sé, se vuole risparmiarsi qualche guaio grosso dinanzi alla Divina Giustizia. De Maria non consatis, hanno detto i grandi maestri di spirito. E intravedo, peraltro, che anche che il prossimo scritto, che è la vigilia di Natale, avrà come oggetto la Divina Maria e anche quella seguente e quella seguente ancora. Ricordavo, Signore Gesù, che negli ultimi volumi c'erano proprio le grandi lezioni mariane, no? Quindi sembra quasi che nel voler mettere un po' le guglie di questa cattedrale spettacolare, che è il capolavoro del libro di Cielo, bisogna andare a contemplare colei che l'ha vissuta questa cosa perfettamente. E col tuo aiuto lo faremo ringraziandoti di questa grazia, perché contemplare, bearsi nella bellezza unica di Maria è già una grazia immensa e una vera anticipazione del cielo.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.